Un tuffo nel passato caratterizza il ritorno al grande schermo di Tim Burton. L'eccentrico regista ha annunciato infatti che la sua prossima opera sarà un rifacimento di uno dei suoi primi lavori dietro la macchina da presa, Frankenweenie, cortometraggio in bianco e nero datato 1984, che il giovane Tim realizzò per la Disney all'età di 26 anni. Il corto è una parodia del mito di Victor Frankenstein di Mary Shelley, ma il protagonista non è un folle adulto che sogna l'immortalità, ma un bambino spinto dal dolore che riporta in vita il suo cagnolino Sparky, morto dopo un incidente. Dopo la scomparsa del cane, il giovane Victor impara a scuola l'effetto degli impulsi elettrici sui muscoli e concepisce l'idea di riportare in vita il suo amato animaletto. Ma il redivivo Sparky, ricucito a dovere, pur ridestando la felicità in Victor, terrorizza i vicini e le conseguenze sono tragiche, o quasi. Il regista californiano ha raccontato di quando da piccolo rimase affascinato dalla visione della moglie di Frankenstein, pellicola del 1935 diretta da James Whale e vera fonte di ispirazione per la realizzazione del corto. E in effetti alla fine del film il piccolo Sparky, tornato in vita per la seconda volta, si innamora di una barboncina con una capigliatura del tutto somigliante alla sposa di Frankenstein creata da James Whale. Dopo aver maturato l'idea di girare Frankenweenie, Burton visionò un lungometraggio animato in stop motion, ma la penuria del budget a disposizione lo spinse a dirigere un corto live action. Da ricordare che all'epoca la Disney censurò l'opera di Burton vietando la visione ai minori di 14 anni, causando in tal modo la rottura tra il cineasta e la casa di produzione. Ora, a quasi 30 anni di distanza, Burton si riprende la rivincita nei confronti della Disney, che produrrà il lungometraggio finalmente realizzato in stop motion, filmato in bianco e nero e renderizzato in 3D. Ma Burton avverte, non troverete effettacci 3D, la stereoscopia aiuterà ad entrare più facilmente nella narrazione. Se qualcuno pensa che sia una follia un film in bianco e nero, dico che per i bambini sarà una cosa completamente nuova, interessante e niente affatto preistorica. E di sicuro di preistorico c'è ben poco nella realizzazione. Oltre 75 set riuniti in tre grandi teatri di posa, più di 200 pupazzi realizzati appositamente per il film, disegnati dallo stesso Burton, e un cast invidiabile che include Winona Ryder, Martin Landau, Martin Short e Catherine O'Hara. La sceneggiatura è scritta da John August, già autore di capolavori come Big Fish e La sposa cadavere. In uscita nel 2012, il film è già attesissimo. Un remake di se stessi è cosa insolita per registi del calibro di Burton, ma atteniamo fiduciosi l'uscita del nuovo sfigato Frankenstein, sperando che il suo autore non stravolga il delizioso corto originale.